Quiero estudiar con ustedes una porción de la palabra de Dios. Decido estudiar con vos una parte de la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. En el libro de Reyes, al capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. En ese capítulo hay tres historias muy interesantes. En este capítulo hay tres historias muy interesantes. La primera es el hacha prestada que se hundió en el agua. Diciamo que la prima que estudiamos o que conocemos es la hacha que cayó en el agua, que era stata prestada, pero cade en el agua. La segunda historia es de los soldados del rey de Siria y Giesi. Diciamo que la segunda historia es de los soldados del rey de Siria. Y la tercera, después de el sitio del rey de Siria, hubo un sitio al pueblo de Israel después de esas dos historias. Dopo questa storia ci sono stati un incontro con il popolo di Siria e il popolo di Israele in un certo luogo. Y quiero que leamos el libro de el capítulo 6, versículo 25. Diciamo che desidero che leggiamo insieme in Seconda Re, capitolo 6, versetto 25. Dice: hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. E ci fu una grande carestia in Samaria ed ecco, i siri la tennero assediata a tal punto che una testa d'asino era venduta per 80 sicli d'argento e il quarto di un cab, lo sterco di colombi per 5 sicli d'argento. Aquí este versículo nos narra la situación que había en Samaria. Questo versetto ci racconta la situazione che c'era in Samaria. El sitio había hecho que las cosas se elevaran su precio. Diciamo, la situazione ha fatto sí que i prezzi salirono. L'assedio, anche sì. Y bueno, quizás nosotros nunca hemos estado en esa condición. Posible que no nos hayamos mai stati assediati. Pero ¿cuál fue la razón que Dios permitió esto en Samaria? Perché il Signore permise che, diciamo, gli israeliti fossero assediati a Samaria? Era tan grave la condición que el versículo 26 al 29, vamos a leerlo. Era così grave la situación que leggiamo el versículo del 26 al 29. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gli si gridò e gli disse: aiuto, o re, mio signore. E gli rispose: se non ti aiuta l'Eterno, dove posso io trovare aiuto per te? Forse con i prodotti dell'aia e del torchio? Esta mujer estaba en problemas. Questa donna aveva dei problemi. Y acudió al rey para pedirle ayuda. Como cualquiera de nosotros pediríamos ayuda a alguien que sabemos que nos puede ayudar. Pero ¿qué problema estaba sufriendo esta mujer aparte del hambre? El versículo 28 dice: y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Poi le dice: ¿qué cosa hay? Él le rispose: esta donna me ha dicho: dammi tu hijo, porque lo mangiamo oggi, y domani mangeremo tu hijo. Quizás nadie de nosotros piensa en comerse un hijo. Diciamo che è difficile poter pensare di mangiarsi un figlio. Io tengo una bebé de un año y tres meses y no me la comería. Io ho una bambina di un anno e pochi mesi e sicuramente non la mangerei. Pero aquí había llegado el hambre a tal situación. Però qui la fame era così grande, una situazione così grande, que dos mujeres que tenían sus hijos decidieron comérselos.
due donne che arrivarono al punto di decidere, visto la situazione difficile, di mangiarsi il figlio uno dopo l'altro. Pero se comieron uno, pero la mujer ya no quiso dar a su bebé, ya había comido. Diciamo che lei aveva già mangiato, pero non voleva adesso mangiarsi, far mangiare ad altro suo figlio. Aquella mujer, habían hecho el trato de comerse hoy un bebé y mañana comerse el otro. Un acuerdo de mangiarse hoy un bambino y poi domani un altro. Pero al otro día, pero el giorno dopo, la mujer escondió a su hijo. Ha nascosto suo figlio e non lo voleva mangiare. Y ya no lo quiso dar a comer. E lei praticamente non l'ha voluto condividere il figlio con l'altra donna. Ahora esta mujer estaba molesta, enojada porque esta donna ora era triste, arrabbiata, porque no habían cumplido el trato. Perché l'altra persona non aveva compiuto la sua promessa. Ahora, ¿por qué Israel había llegado a tal condición? Perché però si era arrivato a questo punto? Perché Israele è arrivato a questo stato? Qual era la situazione? El versículo 30 dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Por cuando el rey oyó las palabras de la donna, si stracciò le vesti mentre passava sulle mura. Il popolo guardò ed ecco sotto egli portava un cilicio sulla carne. ¿Cuál era el problema que sufría el pueblo en ese entonces? ¿Cuál era el problema que sufría el pueblo allora? Vamos al libro de Levítico, capítulo 26. Andiamo a leggere adesso in Levítico, capítulo 26. Ese capítulo nos habla de dos cosas. Questo è il capitolo 26 di Levítico, ci parla di due cose. La bendición por la obediencia. La bendizione per l'obbedienza. Y la maldición a causa de la desobediencia. La maldición a causa de la desobediencia. El versículo 2 y 3. El versículo 2 y 3. Dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra. Osservate i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario, io sono l'Eterno. Se camminate nei miei statuti, osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica. Ahí estaba el deseo de Dios. Qui sta il desiderio di Dio. La obediencia iba a traer bendición. L'obbedienza va a portare benedizione. Dios prometió que si ellos eran fieles, Dio ha promesso che loro fossero rimasti fedeli. Dice la Biblia: daré lluvia a su tiempo. Dio avrà detto che se voi siete fedeli io darò la pioggia al tempo stabilito. Otra promesa es que la tierra iba a rendir fruto. Un'altra promessa era che la terra avrebbe praticamente dato frutto. Los árboles iban a dar fruto. Gli alberi avrebbero prodotto frutto. La trilla alcanzaría la vendimia. Diciamo che il momento della trebbiatura sarebbe arrivato fino alla vendemmia. Iba a haber paz en la tierra. Ci sarebbe stata pace sulla terra. Dios iba a alejar los malos animales. Dio avrebbe scacciato le bestie che distruggevano il raccolto. Y no habría espada en el país. E non ci sarebbe stato guerra o assedio nel paese. Y el versículo 11 dice que Dios iba a morar con el pueblo. Il versetto 11 dice: io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e l'anima mia non vi detesterà. La obbedienza trae bendición. L'obbedienza porta a delle benedizioni. Pero la desobediencia, aleja la bendición de Dios. Allontana la benedizione di Dio da noi. No sé cómo sea aquí en este país. Non so come qui in Italia. Pero en México, cuando nos pasa a algunas personas, cuando les pasa algo malo, le echan la culpa a Dios. Diciamo que en el México, cuando sucede qualcosa di male, danno subito la colpa a Dio. Y decimos: Dios, ¿por qué me pasó esto? E diciamo: Dio, perché è successo questo nella mia vita? Perché l'hai permesso? ¿Por qué a mí y por qué no a él? Perché a me e non a un altro. Pero el versículo 14, los versículos 14 al 33 nos hablan de lo que iba a pasar a causa de la desobediencia. No lo vamos a leer. Dal versetto 14 al versetto 33 ci dice quello che sarebbe successo causa la disobbedienza. Pero si no me
me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos. Ma se non mi date ascolto e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, se disprezzate i miei statuti e l'anima vostra rigetta i miei decreti, non mettendo in pratica tutti i miei comandamenti e rompendo il mio patto, Dios empieza a enumerar las cosas o las consecuencias que vendrían. Allora praticamente il Signore comincia ad enumerare tutte le varie conseguenze che sarebbero scaturite da queste disobbedienze. La primera es enviaré sobre vosotros terror. La prima cosa che dice che su di voi ci sarebbe stato il terrore. El pueblo iba a sentir miedo. Il popolo avrebbe avuto paura. Iba a sentir temor de otras naciones. Avrebbe avuto paura o timore delle altre nazioni. También dice que iba a venir fiebre que iba a abrasar los ojos e iba a consumir la vida. Diciamo che avrebbe avuto una febbre così forte fino al punto da consumargli la vita. Dice la palabra de Dios que iban a sembrar, pero otros iban a comer de lo que sembraban. La parola di Dio dice che loro avrebbero seminato, ma altri avrebbero raccolto il prodotto che loro, della loro semina. Y el versículo 29 dice, comeréis la carne de vuestros hijos e hijas. Il versetto 29 dice che sareste arrivati al punto di mangiare la carne dei vostri figli e delle vostre figlie. Aquí vemos la causa de que aquellas mujeres que vimos en Segunda de Reyes se comieran a su hijo. Qui vediamo le cause perché, diciamo, quelle donne israelite arrivarono al punto di mangiarsi i propri figli. No era que Dios había castigado al pueblo. Non è che il Signore aveva castigato il popolo, sino que Dios retira las bendiciones cuando nosotros desobedecemos. Quindi Dio ritira la sua benedizione quando noi disubbidiamo. Ahora Dios no nos obliga a obedecerle. Dio non ci obbliga a obbedire. Pero él quiere que por amor le obedezcamos. Però lui desidera che noi per amore gli ubbidiamo. Regresemos a Segunda de Reyes capítulo 6. Ritorniamo in Seconda Re capítulo 6. El rey tenía problemas con el profeta. Il re aveva alcuni problemi con il profeta. A tal grado que cuando él vio esta condición del pueblo, quiso matar al profeta. Fino al punto che quando lui ha visto la situazione di questo popolo, lui voleva ammazzare il profeta. El versículo 31 del capítulo 6 dice, y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, el hijo de Safat, queda sobre él hoy. Allora il re disse nel versetto 31, Dio mi faccia questo, e anche peggio, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Shafat, resterà ancora sulle sue spalle. Il re stava giurando che le iba a cortar la cabeza al profeta. Il re giurò che avrebbe tagliato la testa al profeta. Perché él creía que el profeta tenía mucho que ver en esa hambre que sufría el pueblo. Perché lui pensava che il profeta aveva molto a che fare con queste situazioni in cui versava il popolo. Esto me hace pensar un poco en el futuro. Questo mi fa pensare nel futuro. Cuando el mundo crea que las plagas y que el sufrimiento es a causa de los que guardan los mandamientos de Dios. Quando scenderanno le sette ultime piaghe e vedranno tutto quello che succede, allora penseranno che la colpa è di coloro che osservano i comandamenti di Dio. Ahora, Eliseo, il profeta, dice il versículo 32 che stava sentato in sua casa. Il versetto 32 dice che il profeta stava seduto nella sua casa. Estaban sentados los ancianos y el rey envió un hombre. Diciamo c'erano seduti anche gli anziani e il re inviò un uomo. El versículo 33 dice, aún estaba él hablando con ellos, y aquí que el mensajero descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más a Jehová? Mentre egli stava ancora parlando con loro, ecco scendere da lui il messaggero. E il re allora disse, ecco, questa calamità viene dall'Eterno. Cosa potrei ancora io sperare dall'Eterno? Este hombre ya no confiava en Dios. Quest'uomo già non confidava in Dio. Porque decía que esta calamidad, esta culpa era de Dios. Perché lui pensava che questa colpa è la colpa di Dio.
Pero el capítulo 7, versículo 1, el profeta habló algo. Però nel versetto 1, al capitolo 7, il profeta disse altro. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Allora Eliseo disse, ascoltate la parola dell'Eterno, così dice l'Eterno, domani a quest'ora alla porta di Samaria una misura di fior di farina costerà un siclo e due misure di orzo costeranno pure un siclo. En pocas palabras, el profeta dijo que todo iba a bajar de precio. Però in poche parole dice che il profeta che tutto sarebbe i prezzi sarebbero abbassati. El hombre que había ido con el profeta en el versículo 2 dijo ni porque Dios abriera las ventanas de los cielos esto iba a ser así. Diciamo perché l'uomo aveva detto che Dio avrebbe aperto le cataratte del cielo e quindi le cose sarebbero andate in quella direzione. A veces nosotros no creemos en las promesas de Dios. Molte volte noi non crediamo nelle promesse di Dio. Y este hombre era uno de los principales hombres, dice la Biblia que el rey apoyaba su brazo sobre él. Diciamo che quest'uomo era uno dei più grandi consiglieri del re perché il re confidava, appoggiava il suo braccio su di lui. Pero no creía en la promesa de Dios. Però quest'uomo non credeva nelle promesse di Dio. Y el profeta le dijo, il profeta gli disse, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Tu lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. El profeta le dijo que iba a ser realidad, pero que él no iba a poder comer esa comida que estaba en la promesa. Il profeta gli disse che la cosa sarebbe diventata realtà, ma lui non avrebbe potuto gustare di questi alimenti. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. La necessità dell'uomo diventa un'opportunità di Dio. Cuando estamos en una situación, en problemas o en dificultades, quando noi ci troviamo in problemi e in difficoltà, tenemos tres opciones. Abbiamo tre possibilità o tre scelte. Quedarnos donde estamos, rimanere dove siamo, retroceder, ritornare indietro, o avanzar, o andare avanti. A la puerta de Samaria había cuatro leprosos. Alla porta di Samaria c'erano quattro lebbrosi. Y dice el versículo 3. Il versetto 3 dice. Y 4 dice. 3, 4. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ora c'erano quattro lebbrosi all'ingresso della porta, i quali dissero tra loro, perché stiamo seduti qui aspettando di morire? Se diciamo entriamo in città c'è la fame e lì moriremo. Se restiamo qui, moriremo ugualmente. Or dunque venite, andiamo a presentarci nell'accampamento dei Siri e se ci lasceranno vivere, vivremo. Se ci daranno la morte, moriremo. Allí estaban las tres opciones que ellos tenían. Quindi lì c'erano le tre opzioni che loro avevano. Entrare alla città e morirsi. Entrare nella città e morire. Quedarse ahí y morirse. Rimanere lì e morire. O ir al campamento de los asirios y tener dos opciones. Oppure entrare praticamente nell'accampamento dei Siri e avere due possibilità. Che les salven la vita o che los maten. O che li uccidono o che li lasciano in vita. Nosotros también a veces estamos en esa posición. Tante volte noi ci troviamo in questa posizione. ¿Qué es más fácil? Che cosa è più facile? Quedarnos como estamos? Rimanere nella condizione in cui ci troviamo? Regresar atrás? Ritornare indietro? O arriesgar todo? O rischiare tutto? Esa es la lección de hoy. Questa è la lezione di oggi. ¿Qué es lo que queremos? Cosa desideriamo? En nuestra vida espiritual a veces estamos en esa condición. Nella nostra vita spirituale a volte ci troviamo in questa situazione. A veces queremos ser como la esposa de Lot. Tante volte vogliamo essere come la sposa di Lot. Voltear atrás. Guardare indietro. ¿Y qué pasa si regresamos? Che succede se noi guardiamo indietro o torniamo indietro? Morimos. Moriremo. ¿Qué pasa si no avanzamos? E che succede se noi non avanziamo? No avanzar es retroceder también. Diciamo, non andare avanti vuol dire retrocedere. Pero hacia adelante hay dos opciones. Però se davanti ci sono due possibilità.
Que arriesguemos todo. Que rischiamo tutto. Que ganemos. Que vinciamo. O que perdamos. O que perdiamo. Y estos cuatro hombres decidieron arriesgar todo lo que tenían. Questi quattro uomini hanno preso la decisione di rischiare tutto quello che avevano. Lo único que tenían era la vida. L'unica cosa che loro avevano era la vita in quel momento. Estaban leprosos. Ed erano lebrosi. Nadie los quería. Nessuno li voleva. Se alejaban de ellos porque era contagiosa la lepra. Si allontanavano da loro perché la lepra è contagiosa. El versículo 5 dice. Il versetto 5 dice. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Al crepuscolo si alzarono per andare all'accampamento dei siri. Come giunsero all'estremità dell'accampamento dei siri, ecco non c'era nessuno. Estaba vacío el campamento. Il campo, l'accampamento era vuoto. ¿Qué era lo que había pasado? Che cosa era successo? La promesa de Dios se cumplió. La promessa di Dio si era compiuta. Los sirios escucharon ruidos de caballos. Gli assiri o i siri ascoltarono un rumore di cavalli. Escucharon a un gran ejército. Hanno ascoltato come se ci fosse presente un grande esercito. Y creyeron que los aliados del pueblo de Dios habían ido a atacarlos. E pensavano che gli alleati di Israele fossero andati lì per attaccarli. Y el versículo 7 dice. Il verso 7 dice. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Perciò essi al crepuscolo si erano levati ed erano fuggiti abbandonando le loro tende, i loro cavalli e i loro asini. L'intero accampamento così com'era, erano così fuggiti per salvare la loro vita. Ellos escucharon cosas que no existieron. Loro hanno ascoltato, gli assiri o i siri hanno ascoltato qualcosa che non esisteva. Salieron huyendo. Quindi sono praticamente scappati urlando. Cuando los leprosos llegaron, se dieron cuenta que estaba vacío el campamento. Quando i quattro lebbrosi arrivarono, si resero conto che l'accampamento era vuoto. Entraron a una tienda. Sono entrati in una tenda. Comieron. Hanno mangiato. Tomaron tesoros. Hanno preso tesori. Plata, vestidos. Quindi argento, vestiti. E iban y lo escondían. E andavano poi lo nascondevano. Y volvían otra vez y tomaban más. Quindi tornavano un'altra volta e prendevano ancora. Y así una y otra vez. Qui, e questo si ripeteva. Pero de pronto pararon. Però si fermarono. Y reflexionaron. E pensarono. Dijeron, no estamos haciendo bien. No, no estamos haciendo una cosa buena. El versículo 9 dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el anochecer, nos alcanzará nuestra maldad. Ma poi dissero fra di loro, non facciamo bene così, questo è un giorno di buone novelle, ma noi ce ne stiamo qui zitti. Se aspettiamo fino alla luce del mattino, ci potrebbe venire addosso un castigo. Perciò ora sbrighiamoci e andiamo a informare la casa del re. En nuestra vida espiritual es lo mismo. Nella nostra vita spirituale è la stessa cosa. Cuando estamos en crisis, quando noi siamo in crisi, el único camino seguro es avanzar. L'unica cosa sicura per noi è andare avanti. Allá encontraremos la bendición de Dios. E lì incontreremo la benedizione di Dio. A veces regresar suena más halagador. Sì, tante volte magari tornare indietro sembra una cosa più allettante, più facile. A veces volteamos atrás y vemos nuestra familia, nuestras cosas que nos gustaban. Tante volte possiamo guardare indietro e vedere tutte le cose che ci piacevano prima. Y creemos que quizás ese sea el mejor camino. Che per tante volte possiamo pensare perché andare avanti, ritornare indietro a fare le cose di prima potrebbe essere forse la cosa migliore. O algunos otros deseamos quedarnos en el lugar donde estamos. Tante volte ci piace invece rimanere nel luogo dove stiamo. Y no avanzar, estar así cómodamente. E così rimanere fermi in un modo comodo. Stare in nuestra zona de confort. Quindi praticamente vivendo il nostro comfort. Ni crecemos ni menguamos, por así decirlo. Sì, sembrerebbe che non cresciamo ma neanche diminuiamo. Pero la bendición de Dios estriba en avanzar. Però la benedizione di Dio si trova solo avanzando. Si nosotros avanzamos, se noi andiamo avanti, vamos a encontrar la bendición de Dios. Incontreremo la benedizione di Dio.
Y estos hombres no tenían nada más que su vida. Queste persone non avevano nulla di più che la loro vita. Su piel se les estaba cayendo a pedazos. La loro pelle, il loro corpo stava cadendo a pezzi. Prácticamente iban a morir ahí. Quindi loro sarebbero morti lì. Pero decidieron ir allá hacia adelante. Però loro hanno deciso di andare da lì avanti. Y encontraron la bendición de Dios. E incontrarono la benedizione di Dio. Dios también quiere que nosotros avancemos. Dio desidera da ognuno di noi che noi andiamo avanti. En tiempos de que el pueblo de Israel estaba enfrente al Mar Rojo. Quando il popolo di Israele si trovava di fronte al Mar Rosso. La orden de Dios fue: dile al pueblo que avance. L'ordine di Dio fu: andate avanti, avanzate. El mar se abrió hasta que se mojaron hasta las rodillas. Il mare dopo che loro avevano, che l'acqua era raggiunto le loro ginocchia. Dios también quiere que nos mojemos las rodillas. Dio vuole che noi ci bagniamo le ginocchia. Dios quiere que avancemos y lleguemos hasta donde Dios quiere ponernos. E Dio vuole che noi andiamo avanti e arriviamo alla meta che lui ha prefissato, raggiungiamo la meta che lui ha prefissato per noi. Y allí encontraremos la bendición de Dios. E lì incontreremo la benedizione di Dio. Y cuando encontremos la bendición de Dios, e quando incontreremo la benedizione di Dio, es cuando podremos compartir a otros esa bendición. E così noi la possiamo condividere con gli altri la benedizione ricevuta. Los cuatro leprosos decidieron ahora regresar. I quattro lebbrosi hanno deciso di ritornare. Y el versículo 10 dice. Il versetto 10 dice. Nosotros fuimos al campamento de los sirios, he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos atados y el campamento intacto. Così andarono e chiamarono i guardiani della città ed informarono della cosa, dicendo: siamo andati all'accampamento dei Siri ed ecco, là non c'era nessuno. Non si sentiva voce di uomo, ma c'erano soltanto i cavalli, gli asini legati e le tende intatte. Ellos dieron la buena noticia, pero el rey no la creyó. Loro hanno portato la buona notizia, però il re non credette. He escuchado la historia de un soldado oriental. Ho ascoltato la notizia di un soldato dell'Oriente che fu mandato alla guerra. Che fu inviato alla guerra. Y de pronto, estando en guerra, se escondió en una cueva. Diciamo che durante la guerra si è nascosto in una grotta. Y pasaron 20 años. Lui stette lì per 20 anni. Él estaba dentro de la cueva. Pero no se dio cuenta que la guerra hacía 20 años que había terminado. Lui praticamente non si rese conto che la guerra era finita. Y él creía que estaba en guerra todavía. Lui pensava che tuttavia c'era la guerra, che lui stava in guerra. Vivió ahí dentro 20 años. Lui ha vissuto lì 20 anni. Sus compañeros creyeron que había muerto en la guerra. E i suoi compagni pensavano che lui fosse morto in guerra. Hasta que un día alguien lo encontró. Fino al punto che un giorno qualcuno lo incontrò. Y le dijo: la guerra ha terminado hace 20 años. La guerra è terminata 20 anni fa, gli disse. Y él no lo creía. Lui non lo credeva. Él pensaba que seguían en guerra. Lui pensava che ancora stava continuando la guerra. Este rey creía que era un engaño de los asirios. Questo re pensava che questo fosse un inganno degli assiri. Y él dijo: es una mentira. È una menzogna. Pero vamos a mandar un carro con caballos para ver si es cierto. Adesso mandiamo un cavallo, diciamo un carro con dei cavalieri per vedere se le cose stanno così. Entonces se dieron cuenta que en verdad el campo asirio estaba vacío. Si resero conto che il campo era vuoto. A veces vemos las promesas de Dios, pero no las creemos. Tante volte vediamo la benedizione di Dio, ma non la crediamo. Y están allí y no las tomamos. E sono lì alla nostra portata, ma non la prendiamo. De pronto el pueblo se enteró de que había comida. Però il popolo, quando si rese conto che lì c'era da mangiare. Y el pueblo salió corriendo. Allora il popolo cominciò a correre verso l'accampamento. Pero aquel hombre que dijo que no se iba, que ni porque Dios abriera las ventanas iba a caer bendición. Quel popolo praticamente, quel uomo invece che Dio gli aveva detto che lì c'era stato benedizione, ma lui non avrebbe mangiato. Ese hombre se paró y quiso detener a la multitud. Quell'uomo si fermò cercando di bloccare la moltitudine. Y dice el versículo 17 que fue atropellado por toda esa multitud. Il versetto 17 dice che quell'uomo fu calpestato da tutta la moltitudine.
Allí se cumplió la palabra del profeta otra vez. E ancora una volta la parola del profeta si compì. Esta historia se va a repetir en el tiempo final. Al tempo della fine la storia si ripeterà. Porque como pueblo de Dios nos vamos a encontrar en esa condición. Come popolo di Dio noi ci troveremo in questa condizione. Pero también individualmente nos podemos encontrar en esa situación. Pero ognuno di noi singolarmente si può incontrare in questa situazione. Donde tenemos que decidir avanzar. Dove decidere se avanzare. El libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 4 al 9. Nel libro del profeta Sofonia, capítulo 1, dal 4 al 9. Stenderò la mia mano contro Giuda e contro tutti gli abitanti di Gerusalemme, e sterminerò da questo luogo quanto rimane di Baal, il nome dei sacerdoti idolatri, assieme ai sacerdoti, quelli che si prostrano sui terrazzi davanti all'esercito del cielo, quelli che si prostrano giurando davanti all'Eterno, ma giurando anche per Malcam, quelli che si allontanano dall'Eterno e quelli che non cercano l'Eterno e non lo consultano. Sta in silenzio davanti al Signore, l'Eterno, perché il giorno dell'Eterno è vicino, perché l'Eterno ha preparato un sacrificio, ha santificato i suoi convitati. Nel giorno del sacrificio dell'Eterno avverrà che io punirò i principi, i figli del re e tutti quelli che indossano vesti straniere. In quello stesso giorno punirò tutti quelli che saltano sopra la soglia, che riempiono di violenza e di inganno la casa dei loro padroni. Aquí nos habla lo que va a pasar en el futuro. Qui ci parla di quello che succederà nel futuro. Si nosotros somos infieles a Dios. Se noi saremo infedeli a Dio. Los resultados de esa infidelidad los vamos a notar en nuestra vida. Questo, il risultato della nostra infedeltà lo noteremo nella nostra stessa vita. Pero así como pasó en tiempos de Samaria la historia que estudiamos. Così come succederà, come è successo nella storia di Samaria, quella che abbiamo appena studiato. Dios desea que nosotros arriesguemos todo lo que tenemos para salvar nuestra vida. Dio desidera che noi rischiamo tutto quello che abbiamo per salvare la nostra vita. Jesús dijo, el que no dejare padre y madre no es digno de mí. Gesù ha detto che chi non lascia padre e madre non è degno di me. No precisamente que tenemos que abandonarlos. Non è che vuole dire che noi dobbiamo abbandonare i nostri genitori. Pero cualquier cosa que nos separe de Dios debemos alejarla de nosotros. Però tutto ciò che ci separa da Dio dobbiamo allontanarla da noi. Cristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer. Cristo ha detto che se il tuo occhio ti è occasione di caduta, sácalo. Toglilo. Tíralo. Tiralo via. No que nos vamos a sacar los ojos. Non è che noi ci dobbiamo letteralmente togliere l'occhio, cavare l'occhio. Pero hay cosas que nos separan de Dios. Però ci sono delle cose che ci separano da Dio. Es cuando debemos de poner un límite. È dove noi dobbiamo porre un limite. Es cuando debemos decir basta. È quando noi dobbiamo dire basta. Tengo que dejar esto y avanzar porque se devo lasciare questo e avanzare altrimenti io morirò. El libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Nel libro di Amos, al capitolo 8, versetto 11 e 12, ecco verranno i giorni, dice il Signore l'Eterno, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma piuttosto di udire le parole dell'Eterno. Essi andranno errando da un mare all'altro, dal nord a est, correranno qua e là in cerca della parola dell'Eterno, ma non la troveranno. Llegará el momento en que va a haber hambre en la tierra. Arriverà il momento in cui ci sarà fame sulla terra. Pero si nosotros no sentimos hambre ahora. Però se noi non abbiamo fame adesso. La vamos a sentir después. La sentiremo dopo. Debemos pedir, como dijeron los discípulos a Jesús. Dobbiamo dire, come dissero i discepoli a Gesù, o chiedere come i discepoli chiesero a Gesù. Danos siempre de este pan. Dacci sempre di questo pane. Nuestra única seguridad es la fidelidad. La nostra unica sicurezza è la fedeltà. No hay otro camino. Non c'è un'altra via. No hay otro sendero. Non c'è un altro sentiero. Más que ser fiel a nuestros principios. Se no quello di essere fedeli ai nostri principi. El libro de Isaías 33, 16. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 33, versetto 16. Veamos qué dice.
Vediamo che cosa ci dice. Ahí está la promessa di Dio. Qui incontriamo un'altra promessa di Dio. Costui dimorerà in luoghi elevati. Le rocche fortificate saranno il suo rifugio. Il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà assicurata. El pan y el agua están seguros. Pane e acqua non mancheranno. Es la bendición de Dios por la fidelidad. È la benedizione di Dio per la fedeltà. Quizás no nos comamos a nuestros hijos. Quizás se noi non arriveremo a mangiarci i nostri figli. Pero a veces nuestra vida espiritual cae tan bajo. Tante volte però la nostra vita spirituale può arrivare così al suolo. Que en pocas palabras nos estamos consumiendo. Che in poche parole ci stiamo consumando. Pero Dios desea que seamos fieles. Però Dio desidera che noi siamo fedeli. Que lo busquemos cada día. Che lo cerchiamo ogni giorno. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice el profeta Isaías. Il profeta Isaia dice: cercate il Signore mentre è vicino. Quiero terminar leyendo un párrafo. Desidero concludere leggendo una testimonianza, un paragrafo di una testimonianza. Dice: prefiramos la pobreza. Preferisco la povertà. El oprobio, l'obbrobrio, la separación de nuestros amigos, la separazione dai nostri amici, o cualquier sufrimiento, o qualsiasi sofferenza, antes de contaminar el alma con el pecado, piuttosto che contaminare la mia anima con il peccato, la muerte antes que el deshonor, la morte piuttosto che il disonore, o la transgresión de la ley de Dios, o la trasgressione della legge di Dio, debiera ser el lema de todo, deve essere praticamente il motto, la lema, il motto del cristiano. Así que debemos preferir la pobreza. Così che dobbiamo preferire la povertà. La separación de nuestros amigos. Perdere i nostri amici. Antes que transgredir la ley de Dios. Piuttosto che trasgredire la legge di Dio. La recompensa quizás no sea en la tierra. Possibile che la ricompensa non ci sarà su questa terra. Pero de esa manera estamos haciendo un ahorro en el cielo. Però in questo momento noi stiamo facendoci un tesoro nel cielo. Seamos fieles a Dios. Siamo fedeli a Dio. Arriesguemos todo lo que tenemos. Rischiamo tutto quello che abbiamo per il Signore. Entreguemos nuestra vida completa a Dios. Diamo tutta la nostra vita a Dio. Él paga muy bien. Lui è il miglior padrone che dà un buon salario. El mundo ofrece muchas cosas. Questo mondo ti offre molte cose. Pero Dios ofrece la vida eterna. Però Dio ti offre la vita eterna. Busquemos la vida eterna. Cerchiamo la vita eterna. Amén. Amén.